Ma io sto cercando di organizzare il caffè col ministro, così almeno faccio una roba educata. Siamo in una terra martoriale. E sono qua apposta, no? E sono qua apposta per vedere. Perché noi ci va controbilanciare la sua esposizione così preventiva verso il nord. Fa avanti a cadere, no, pure noi. Non ho pregiudizi, ovviamente, vabbè. Mi chiamo Lega Nord e quindi sono nato lì, però mi sto rendendo conto che si può dare una mano a tutti. Buongiorno signora. Buongiorno, sono contento che avete vinto. Grazie signora. Volevo parlare con signora Alfano, che farei il caso di tutti questi immigrati, che c'è tanta delinquenza. Glielo dica, malattia. Glielo dica, siamo qua anche noi a sottolineare. No, arriva. Ma quando arriva? Arriva, arriva. Che sono a casa invece sta vedendo. Ma no, arriva. Ciao Matteo. Ti sei innamorato della Sicilia dopo decenni, anche la Lega ha capito che la Sicilia è da amare. Sì. Poi magari, io ho promesso un caffè a Salvini. Promesso un caffè, però stai facendo aspettare. Vabbè, allora cosa facciamo? Ma chi lo paga il caffè? Lo pago io, perché essendo siciliano per lo ius sono rispetto a me. Lo paga Renzi. Spero che non sia solo una giornata di uffici e di incontri ufficiali, perché ripeto, io ieri ho preferito andare a parlare con persone a Maletto, con agricoltori, con commercianti, con artigiani, con la gente, con pochi. Ecco, ho incontrato il sindaco, per ci mancherebbe altro, per cortesia, però preferisco, infatti dopo vado a farmi due passi al porto a vedere realmente com'è la situazione. Da noi qua erano tutti, in ogni famiglia, io ho due figli e due capitani, io capitano, quindi qua lavoro non è mai mancato. Ora se lei fa un giro, quello che vede qua non l'ha fatto né la Democrazia, né la Lega, né i socialisti, l'abbiamo fatto noi. Poi faccio un salto al porto, prima di tornare faccio un salto al porto. E poi già c'è tutta un'organizzazione, diciamo, già rodata con i medici, con protezione civile. Quindi qua Mare Nostrum va sospesa oggi, sono soldi sbattuti via, sono morti che contiamo giorno dopo giorno, ed è un'invasione agevolata dai soldi degli italiani. Buongiorno. Stia pure. Ma qua li prendono anche e li mettono in albergo. Non so qua, ma in Lombardia sono in albergo sul lago di Como. In Sardegna sono negli agriturismi. È chiaro che. E dove va la gente? Se a Malta ti mettono in galera, qua ti mettono in albergo, vedi tu dove vai. Il problema non è essere cattivi, è essere giusti. No, ripeto, a 2000 al giorno, qua arriviamo a giugno. Che 300.000 euro di spesa al giorno, 9 milioni circa al mese sono cifre. Non ce li possiamo permettere. Che fa tutto dappertutto, promettendo tutto a tutti, ma per l'immigrazione, per la Sicilia, per questo disastro non ha speso una parola e non ha fatto niente. Quindi io chiederò ad Alfano dov'è Renzi. L'immigrazione mi sembra che sia ben chiaro come la pensiamo noi, ed è l'esatto opposto di quello che pensa Renzi. Su questo secondo me sbaglia. Sì, ma c'è ma pure la mano. Ok, grazie. Poi mi mando ciò. Non vuole dire una tamanda. Ma proprio andare a parlare in Europa di un fenomeno che riguarda proprio una legge europea, nel senso che arrivano tanti prodotti da fuori. L'Europa fino all'anno scorso ha tolto tutte le protezioni. L'accordo commerciale col Marocco è quello che apre le porte. Sì, sono d'accordo. Il problema è che la gente ha preso coscienza che chi importa non segue tutte le regole burocratiche che noi seguiamo. Noi per gustare un litro di latte sul mercato dobbiamo pagare un sacco di soldi. Guarda, io sono stato in Sardegna e mi hanno detto, non lo sapevo, l'80% dei maialini che poi vengono. Maialino sardo, arriva dall'Olanda. Esatto. Perché le normative gli costa di meno allevarli in Olanda, metterli sulla nave, portarli a Cagliari. Sono andato 2 mesi fa. Perfetto. Non lo sapevo. Qua c'è gente che ormai ha fatto i compleanni di quanto tempo lo sa. E, le arance, io vengo da Roma, no? Ogni volta che tu vai a Roma vedi gli slogan arancia siciliana, eccetera. Ma basta dare un'onoratina.
Io che cazzarola, ma scrivetelo, ma scrivetelo la Lancia spagnola, magari la bagheria. E quello che è successo nel sud della Francia è stato emblematico. Tutti i camionisti, diciamo, i trasportatori si sono riuniti. Lì c'è le palle. Qui adesso. Lì c'è le palle. No, no, lo sai perché? Anche qui ce ne abbiamo le palle. Però purtroppo. No, ma non dico, è una critica. La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia, anche lì stiamo morendo il riso, il latte, il formaggio. Sì, grano, qui, secondo me si sta arrivando a una cosa, si sta lasciando la risoluzione del problema alla gente. La gente purtroppo si sa come reagisce. Chiaro che il ministro dell'agricoltura dovrebbe andare a Bruxelles a fare un atto. Sì, però non andare... lo fanno. Mi ricordo invece il piano del Viminale sugli immigrati, sull'accoglienza, senza Lombardia e Veneto. Hanno detto chiaramente di no. Io l'indicazione che ho dato ai miei sindaci e ai miei amministratori locali è di dire no, basta, abbiamo già dato, abbiamo già pagato oltre il limite, anche perché non è che lo risolvi spalmando il problema in ogni comune, il problema lo risolvi bloccando le partenze, altrimenti vedevo che la Sicilia è collasso, ma anche lì. Milano stamattina in stazione centrale ce ne sono 300 stesi per terra. A Palermo uguale. Non è possibile. Ieri ne sono arrivati altri 700, li hanno ospitati. In chiesa, ho visto che hanno aperto le chiese. Sì. No, se viene alla stazione centrale, vedi che una situazione. Loro 47. Cioè, mi dispiace, ci sono parecchi immigrati che si lamentano. Cioè, ieri parlavo con un'attività che ha 13 anni ancora gli riesce il permesso da rinnovare ogni 2 anni. Poi non so se pagano le montagne e io danno, lo metto allo stesso livello, non è uguale. La Sicilia non ne può più, la Sardegna non ne può più, la Puglia non ne può più, tutta Italia non ne può più, c'è una stagione turistica a rischio, ci sono dei pescatori che non possono fare il loro lavoro, ci sono malattie che stanno tornando in casa nostra, quindi noi come Lega diciamo, visto che non c'è niente di gratis, questi soldi che sbattiamo via qua, usiamoli in Africa. Lei deve continuare sempre così. E noi siamo più bastonabili. Lo so, ci siamo più degli altri, bastonati degli altri. Però mi ancora in relazione sempre più grande. No, guardi che figurino, guardi che figurino. Grazie a te.